Carissimi, pace del Signore, benvenuti nel nostro prezioso programma, La voce del Pastore Canale 245. A quanti vi siete sintonizzati, sia sul canale 245, sia su benvenuti nell'amore del Signore. È una gioia avervi qui con noi in questa ora di insieme di insegnamento della parola di Dio. Come ben sapete, parla di vita. E lo scopo di parola di vita è quello di proclamare l'evangelo di Gesù Cristo il Signore a tutte le genti è un comandamento prezioso e meraviglioso che il nostro amato Gesù ci ha dato andate e fate miei discepoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo comandando loro insegnando loro tutto ciò che Dio ci ha comandato di fare e quindi grazie a Dio abbiamo Attraverso i millenni abbiamo la sua parola, che è una lampada in un luogo oscuro, dichiara l'Apostolo Pietro, la parola di Dio che ci illumina, che ci insegna, che non è stata dat data a persone dotte, ma è stata data ai semplici di, cuori, di cuore, a coloro che veramente vengono davanti al Signore con quella predisposizione d'animo, che sono veramente alla ricerca della verità. E di questo parliamo, di cercare la verità di Dio. E questa verità di Dio, quando c'è un cuore palpitante, un cuore che cerca con tutto il suo cuore, allora il Signore si rivela. Egli è colui che si rivela, Egli è colui che ci chiama per nome. Amen. Questa mattina, se vi ricordate, il pastore Petrone ha parlato dell'importanza che il ruolo del credente, che ha una responsabilità, davanti a Dio. Ci ha parlato anche come il, il giudizio del Signore viene dalla casa del Signore. E se viene dalla casa del Signore il giudizio di Dio, cosa ne sarà del non credente? Allora qui, <coughs> scusate, qui è importante riflettere. E quindi con l'aiuto dello Spirito Santo, il nostro desiderio è sempre quello di, come dichiara l'Apostolo Paolo, a Timoteo. Che vuol dire onorare Dio, giusto? Taglia rettamente la parola delle, della verità. E ancora questa sera, con la guida dello Spirito Santo, cara amica, car amico, vogliamo veramente tagliare rettamente la parola di Dio. Non è come noi pensiamo, no, assolutamente no, ma è come Dio comanda. E per questo dobbiamo comprendere la Sua parola dalla Genesi all'Apocalisse. Non possiamo leggere un po' qua un po' là. Dobbiamo leggere tutto il contesto per comprendere quello che veramente Dio vuole darci oggi più che mai in tempi come questi. E allora questa sera in questo D vogliamo parlare della tematica di cui voglio parlare. E prima di parlare vi inizieremo con una preghiera importante affinché il Signore apra i nostri cuori all'ascolto della sua parola e il tema di questa sera è basato eh, su Romani capitolo 1 dal versetto 16 in poi e leggeremo insieme questi versetti biblici di cui l'apostolo Paolo sotto la guida dello Spirito Santo ci propone va bene ma vogliamo pregare insieme a quanti si sono collegati adesso benvenuti Cara sorella, caro fratello, amico mio, amica mia, non è un caso che tu ti trovi in questo canale, non è un caso che stai guardando i social. Il caso non esiste davanti a Dio. Ogni cosa è Dio è incidenza e l'ha stabilito io il Signore. È importante. Amen. Vogliamo pregare insieme? <coughs> Padre nostro, che se ne cieli, voglio dirti grazie ancora una volta per questa ora insieme possa tu guidarci, aiutarci all'ascolto della tua preziosa parola. Abbiamo bisogno di essa, abbiamo bisogno della guida del tuo spirito. Tu vedi le difficoltà che incombono in tempi come questi, ma abbiamo bisogno delle tue direttive. E ancora in questo istante tocca ogni uomo, ogni donna che si è collegata, collegato, possa ricevere questa parola, che sia chiara, togli ogni forma di confusione nel nome di Gesù Cristo, ma che la tua parola faccia breccia, breccia nei loro cuori, breccia nelle loro menti e che il loro pensiero sia allineato al pensiero di Dio, cioè alla tua parola. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, l'amato, il benedetto in eterno. Quindi, ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria sia resa allo Spirito Santo. Amen. Che ci parla di Gesù Cristo. Quindi, caro amica, caro spettatore, benvenuti, benvenuti nell'amore del Signore in questo prezioso programma. È una gioia essere con voi, poter condividere quello che il Signore ha messo nel cuore. E ci tengo a precisare, apriamo i nostri cuori, le nostre menti, perché ciò che noi facciamo su pari di vita non è... Spregare del fiato tanto per, ma cercare con l'aiuto del Signore, dare, cibarvi con la parola di Dio nel giusto testo e contesto, perché è importante leggere la sua parola nel giusto testo e contesto. E il tema di questa serata, di quest'oggi, è il vero Dio e il vero Evangelo, il vero Dio. Il vero Vangelo. Ora perché questo tema? Perché ahimè, nei secoli l'uomo, l'uomo credente, l'uomo religioso, ha presentato un Dio non conforme alle Scritture. Ha presentato un Evangelo non conforme a Dio. Dio ci chiama ad essere araldi. Quando Gesù, nel suo mandato di Matteo, 20, 28 Prima di ascendere al, al padre Gesù disse andate e fate miei discepoli, battezzando tutti i popoli, insegnando loro le cose che io vi ho comandato. Quindi il mandato apostolico che Dio dà alla, ai suoi discepoli, che Dio dà alla sua chiesa, è quello di fare i discepoli nel nome di Gesù Cristo, quello di prendere il, il suo insegnamento e tramandarlo agli altri. Dio disse. Uh, ad uno dei profeti e profeti, incidili la visione, scrivila su tavole di pietra. È perché è importante scrivere ciò che Dio ci ha dato. Se vi ricordate anche nel Nuovo Testamento, nel Libro dell'Apocalisse, Dio ricorda Giovanni l'Apostolo e esuli, Esule nell'isola di Patmos, Dio gli diede una visione straordinaria delle cose che dovevano accadere. E oggi viviamo nei tempi della fine e vediamo più che mai che quello che Dio disse a Giovanni non è una, una non sono favole artificiosamente inventate, ma è la realtà di Dio e oggi più che mai noi come chiesa di Dio la stiamo vivendo, ma non solo come chiesa, ma anche tu che ascolti, tu che stai vedendo quello che sta succedendo intorno a te. N non voglio che il mio parlare sia un parlare Vangeli chiesa, quindi non comprensibile a chi si accosta per la prima volta a questo canale, a questa televisione, alla fede cristiana. Noi vogliamo parlare in maniera cristallina, in maniera chiara. E che io credo che anche tu, cara amica, caro amico che ti stai accostando per la prima volta alla fede cristiana, che ti stai accostando alla parola del Signore, che vuoi comprendere quello che oggi sta succedendo intorno al mondo allora è importante? Allora è un messaggio anche per te questo, in quest'ora di, di insieme. E quindi non è un caso che io ho voluto prendere questo tema: il vero Dio e il vero Evangelo. Dio chiama a me come ambasciatore, Dio chiama a tutti i figli di Dio, nati di nuovo. Quindi, cioè che hanno veramente compreso chi è Dio nella propria vita, e che vivono con la grazia e la guida dello Spirito Santo in una maniera integra osservando questa preziosa parola perché umanemente parlando con tutti i nostri con tutto con tutto rispetto le nostre religioni no? le nostre denominazioni cristiane i nostri precetti non serviranno a nulla e non servono a nulla se non, non sono guidati dallo Spirito Santo senza lo Spirito Santo, il mio parlare è lettera, non serve a nulla. Senza lo Spirito Santo, se non ci accostiamo alla parola di Dio, senza lo Spirito di Dio, non riusciremo a comprendere quello che dice il libro della Genesi, quello che dice il libro dell'Apocalisse, quello che dice i meravigliosi 66 libri della Bibbia, 39 nell'antico, 27 nel nuovo. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo. Allora vogliamo prendere insieme. Voglio leggere eh, sulla lettera di Paolo ai Romani al capitolo 1, i versetti che vanno dal, dal 16 eh, al 20, avevo detto alla regia. Eventualmente eh, ci allungheremo qualche versetto in più, ma vogliamo prendere insieme eh, vogliamo prendere insieme eh, Romani 1 dal versetto 16 in poi, grazie, regia, e dice così. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio, per la salvezza, ascolta bene, di chiunque crede, dallo giudeo prima, cioè dal popolo ebraico prima, e poi dal greco, cioè rivolta a tutto il mondo. Andiamo avanti, versetto 17, e dice ancora, poiché in esso la giustizia di Dio, nota bene, poiché in esso la giustizia di Dio è, Rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Versetto 18. Nota bene adesso, stiamo, il tema è il vero Dio e il vero evangelo Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, siamo nel nuovo patto, ok nuovo testamento. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia. Versetto 19 e continua poiché quello che si può conoscere di dio è manifesto in loro avendolo dio manifestato loro 20 e continua in, in, nel versetto guardate cosa dice il, il versetto 20 è interessante queste testuali parole di questo versetto infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Versetto 21. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato. Ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarano versetto 22: Sapienti sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quello dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e rettili. Per questo Dio che nota dolente, guardate, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Andiamo avanti, versetto 25. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen e amen. Fin sì, qui la parola del Signore. Vedete, è particolare questa dichiarazione. Mi ricordo anni fa, quando, evangelizzando un medico, mi trovavo a Palermo, parlando di Gesù, parlando del vero Dio e del vero Evangelo, gli fece notare a quell'uomo, a quel medico. Questo passo di Romani, capitolo 1, dal 16 fino al a questo versetto 20, dal versetto 16 al versetto 25. E quell'uomo rimase colpito, colpito e perplesso allo stesso tempo, e mi disse: Ah, Pastore Michele, ma, ma qua mi sembra, mi sembra una cronaca di oggi, un, una notizia dei nostri giornali odierni. Quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo in questo capitolo, perché parla di quello che oggi stiamo vivendo, e vi parlo di qualcosa che Paolo scrisse 2000 anni fa sotto l'unzione dello Spirito Santo. È vero che in quel tempo, nel contesto romano in cui si trovava, c'erano determinate cose, ma oggi è chiaro e lampante quello che lo Spirito Santo ci dice attraverso Paolo. E quindi qua Paolo sta presentando non solo il vero Dio, ma anche il vero Evangelo. E Paolo sta dichiarando proprio che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà contro coloro che hanno, cosa hanno fatto, dice l'Apostolo Paolo, proprio eh, perché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro, e hanno cambiato le cose di Dio, vedete oggi la società del nostro secolo, del ventunesimo secolo, è una società che non può dire di non conoscere Dio. Non ti dico, non, non alludo la parola conoscere, ginosco quindi dal greco, non nel senso personale come l'ho conosciuto io e anche tu. Parlo dei credenti, ma conoscere in senso eh, intellettuale, in senso storico. Oggi il mondo intero non può dire che la Bibbia non esiste. Il mondo intero non può dire. Eh, che Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, l'Antico e il Nuovo Testamento non esistono. Il mondo intero sa che c'è un libro chiamato Bibbia e che non ama affatto ad ascoltarlo. Il mondo, quando parlo del mondo, parlo, parlo di quel sistema anticristiano, non antidio, perché il mondo crede nel suo proprio Dio, ma è un mondo anticristiano e ben diverso. Molti oggi parlano di Dio, ma la domanda è quale Dio ci stanno parlando? È il Dio secondo la Scrittura, è il Dio secondo la parola. Vedete, oggi molti molti saggisti stanno attaccando la parola di Dio. Iniziano a dire che la Bibbia non è un libro che parla di Dio, ma che parla di guerra, di guerre e di tante altre cose. In un certo senso hanno ragione. In un certo senso perché il nostro Dio è un Dio di guerra, di giustizia, ma contro cosa? Contro l'iniquità, contro tutto ciò che non è retto, non è giusto. Lo vediamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. E quindi è importante, noi come credenti, nati di nuovo per mezzo dello Spirito Santo, che veramente riconosciamo e viviamo con l'aiuto dello Spirito Santo, la signoria di Gesù Cristo giorno dopo giorno, con tutti i nostri pregi e difetti, attenzione, nessuno è perfetto, ma siamo su quel cammino di perfezione, cioè nel senso biblico, perfezione significa il senso di crescere, è un crescendo ed è quindi, come dico sempre, lo dice la Bibbia, è un processo di santificazione. Allora è importante presentare l'idio dei nostri padri, è importante come lo presentavano la Chiesa Primitiva, è importante che oggi la Chiesa del ventunesimo secolo sappia presentare il vero Dio e il vero Vangelo, ma ahimè nel corso dei secoli abbiamo perso di obiettiva questo prezioso aspetto della proclamazione del Vangelo, cioè del vero Dio e del vero Vangelo. Abbiamo inacquato l'Evangelo, Abbiamo abusato della poro, del verbo amare del continuo nel dire Dio è amore, Dio è amore e Dio ti ama così come sei, vieni a Dio, Dio ti ama così come sei. Ma c'è un grande errore nel dire questo. E, e dove lo vediamo questo grande er errore? Perché quando io dico parlo per me, quando io dico a te: vieni a Dio così come sei, sta a significare così come sei nel tuo peccato, qualunque sia il tuo peccato. Dio un Dio che tollera, d'altronde gli ama la sua creatura e ti dà la possibilità, e finisce là perché Dio ti ama così come sei. No, non funziona così. La Bibbia, il Nuovo Testamento è chiaro. Le persone venivano toccate nel cuore nel messaggio di Pietro nel libro degli atti furono putti, trafitti. Avevano capito l'errore, lo sbaglio che essi avevano commesso davanti al figlio di Dio che l'avevano crocifisso o davanti a Dio che l'avevano rinnegato. Quindi è importante comprendere oggi, parlando di me stesso, io come servo di Dio, Dio mi chiama a saper presentare il vero Dio e il vero Vangelo, ad avere il giusto approccio con la società di oggi, con la società del XXI secolo. Ecco perché molti si sono allontanati dal cristianesimo, perché hanno ricevuto un messaggio, ahimè, adulterato, non conforme alla scrittura. Quindi il tema è importante che tu e Dio siamo chiamati a comprendere il vero Dio e il vero Vangelo. E qualcuno potrebbe dire e dice giustamente correttamente se Dio onnipotente, pieno di amore e l'unico Dio, allora abbiamo un grosso problema qua. Perché perché qualcuno potrebbe dire e lo dice, attenzione, che egli causa cioè dio o permette disastri naturali dove molti molti perdono la vita e non solo perdono la vita molti perdono la vita i beni i beni materiali si perdono perché quello che è successo ultimamente anche nella mia città natia catania che ahimè sono morte anche delle persone dobbiamo accettare come dice la bibbia che dio è onnipotente e allora se Dio Onnipotente potrebbe fermare tale cose, allora perché lo fa e lo permette? Parlando con fratelli, amici, parenti, persone a cui ho la grazia di Dio, ho la possibilità di condividere il vero Evangelo, il vero Dio, si fanno queste domande. Ma perché se è un Dio d'amore allora succede tutto questo? Perché lo permette? Perché si dice spesso, ed è della supposizione che noi tutti diciamo, che Dio è un Dio pieno d'amore. Ma dobbiamo seriamente dubitare perché? Perché nei secoli l'obiettivo della Chiesa è stato sull'amore di Dio, nella predicazione pubblica. Il messaggio che, che diamo al mondo è nel dire Dio è amore, Dio ti ama, è vero. Ma io vi dimostrerò, Chiesa del Signore, alla luce della scrittura. Che questo è un errore terribile, se preso, se preso fuori dal contesto, perché ogni cosa che viene presa fuori dal contesto diventa un pretesto da sedurre centinaia di migliaia di persone. E oggi sta succedendo proprio questo. Oggi molti stanno abbandonando la fede, si allontano perché gli è stato predicato che Dio amore finisce là, quando Dio è amore, ma è anche un fuoco consumante, è anche un Dio di giustizia. E Paolo dichiara. Paolo dichiara nel dire: Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E poi continua a dire: L'ira di Dio, non dice l'amore di Dio, dobbiamo saper spiegarci. Dobbiamo avere quella giusta attitudine, quel giusto approccio davanti al nostro prossimo per dire le cose come stanno. Non possiamo presentare un Dio, rose e fiore, finisce là: Dio è amore, Dio ti ama, Dio perdonerà tutti. Perfino Satra si arriva a dire, qualcuno arriva a dire, e quindi Dio perdonerà a tutti e alla fine tutto andrà bene. Non funziona così. Questo è un evangelo falso, inacquato, che il Satra sta cercando in tutti i modi di allontanare l'umanità dal vero evangelo e dal vero Dio. Allora, popolo di Dio, dobbiamo comprendere tutto questo. Lo Spirito Santo ci deve aiutare. Mi scuso per tutti quei predicatori, e concludo anche a me stesso, che dicono Dio è amore e Dio ti ama, per carità, ma nel giusto contesto. Per molti di voi è una dichiarazione scioccante quello che sto dicendo, ma fatemi spiegare per un attimo, perché ci tengo a spiegarmi sempre. Quando ci rivolgiamo alla Bibbia per scoprire come veramente Dio, come veramente Dio, scopriamo dei fatti interessanti su Dio. Come dicevo per secoli, i cristiani hanno predicato nell'amore di Dio. E io mi chiedo con quale messaggio sia stato ascoltato, sia stato ricevuto dalle persone che hanno accolto il messaggio del Vangelo ieri e oggi. La mia risposta in termini semplici è quella veduta, ahimè, sentimentale di Dio. C'è cioè una veduta negli ambienti evangelici, ma anche cristiani mondiali del mondo, una veduta sentimentale di Dio, piuttosto di quella di sottolineare a portare la persona a, a costruire un'immagine di Dio e noi vediamo un'immagine di Dio distorta attraverso i secoli, un'immagine di Dio sentimentale che Dio perdonerà tutti, che Dio ama tutti assolutamente. Attenzione, il desiderio di Dio è che anche l'empio si converta dalle sue, sue vie malvagie e si salva e si salvi. È il famoso contesto di Giovanni eh, dell'Evangelo Giovanni 3,16 che tutti noi, soprattutto le, nelle campagne evangelistiche, dichiariamo poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo legito a un figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. Ma abbia vita eterna, è vero? Ma non, attenzione, non dimentichiamo anche il verso successivo quando ci viene detto sempre nell'Evangelo di Giovanni. Il versetto 17 dice queste testuali parole, e parla: Infatti, Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede, nota bene. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, vedete quando si è importante comprendere. E spesso volte si dice, ma un Dio d'amore non manderà nessuno all'inferno. Anche questo, ahimè, si è spesso volte. Come può un Dio d'amore mandare qualcuno all'inferno? Non l'avete mai sentito anche questo? Addirittura dei pastori che, apostati che se ne sono usciti, se ne sono usciti dalla fede insegnano che non esiste un inferno, che alla fine saremo tutti eh, salvati, benedetti da Dio ma non funziona così vedete abbiamo nei secoli l'uomo religioso ecco fa, consentitemi di dire così l'uomo religioso ha creato un dio a sua immagine e somiglianza vi voglio riportare un attimino nell'antico testamento nel libro dell'esodo vi ricordate e voglio che eh, vi ricordiate destro la vostra memoria a chi ha letto la parola di dio nel libro dell'esodo quando Dio liberò con mani potente il suo popolo dalle grinfie di faraone e dalla schiavitù in Egitto, lo portò sul monte Sinai e sappiamo che, che Mosè sta lì per ricevere il consiglio da Dio e ricevere le tavole della legge, i famosi dieci comandamenti, ma Mosè ritardava. Cosa ci dice la scrittura? E tutti pensavano che Mosè era morto, e loro dissero ad Aronne, a Ronne. qua già è l'orario, già sono passati giorni. Ma Mosè non c'è neanche l'ombra, sarà dove o è morto, non c'è più. Costruisceci un Dio, anzi, vogliamo onorare il Dio che ci ha liberato dall'Egitto. E cosa fecero? Fecero un'immagine di un vitello d'oro, e lo chiamavano quel vitello d'oro Yahweh. Loro avevano quell'immagine di Dio scolpita nelle loro menti, nei loro cuori e chiamavano la creatura Yahweh, Dio. E questo è ciò che succede oggi. Noi ci siamo creati un Dio a nostra immagine e somiglianza e diciamo Dio è amore. Fratelli, non dove, non, amici miei, non è così. Dio è sì che è amore, ma anche un fuoco consumante. Dio è un Dio anche geloso, dice la Scrittura. Non lo dimentichiamo. E quando parliamo di gelosia, qualcuno si potrebbe scandalizzare. Sì, Dio ti brama alla, alla gelosia. Non solo Dio è geloso, ma Dio odia ciò che non è suo. Anche questo verbo qualcuno potrebbe essere di intoppo o di scandalo. Come Dio odia. Allora noi cerchiamo di essere più bravi di Dio nel dire no, non è proprio così. Quando vi ricordate Dio disse, Dio ha odiato Esaù e ha amato Giacobbe. L'avete presente questo nella scrittura? Cioè ha messo in, in secondo piano eh, Esaù. No, 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 amici miei, cerchiamo di discostarci, di vogliamo essere più buoni di Dio. No, leggiamo la scrittura così come il verbo odiare. Che dal, dal, dall'espressione dall ebraica è Zanè, la parola Zanè vuol dire letteralmente odiare, cioè detestare ciò che non è di Dio, ciò che non è suo, cioè un corpo estraneo, è un parassita e viene debellato. E questo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, Dio dichiara ad una delle sette chiese, precisamente alla chiesa di, di Laodicea. E vi voglio ricordare che il nome Laodicea vuol dire come vuole il popolo. Laos dice. È il popolo che comanda i servi. Noi vogliamo questo e ci dovete dare questo. E questa è la chiesa degli ultimi giorni: una chiesa apostata, una chiesa che ha tutto, scuole bibliche, eh, bravi oratori, eh, eh, teologia non finire, ma Gesù non è là! Gesù non è all'interno di quella chiesa, non è nei loro occulti. Loro hanno creato un'immagine di Dio a loro. Piacimento come quell'idolo del vitello d'oro, e allora dice la scrittura che Gesù bussava a quella porta e spesso a volte noi eh, la, la figuriamo alla porta del cuore, ci può stare attenzione, ma là letteralmente allude alla porta di una chiesa, che pensava di avere Gesù nel suo interno, nei suoi locali, ma Gesù non c'era con tutti loro con tutti i loro cantici in poppa maglia. Con tutte le loro predicazioni, Gesù non era con loro. E Gesù bussava. Alleluia. E la cosa importante che Gesù diceva: ascolta, popolo di Dio. Se tu apri quella porta, se tu apri quella porta, io entrerò e c'erano con te, avrò comunione con te. Quindi. Non è semplicemente il Dio d'amore nel giusto contesto, ma anche il... è un fuoco consumante. E Dio consumò quel popolo che aveva creato, che aveva fatto un'immagine di Dio a propria somiglianza. Dio l'ha devastato, l'ha odiato, l'ha rigettato. E non solo è successo quello, ma anche quelli che fecero tale abominio davanti a Dio perirono. Dio lo stesso, ieri, oggi e in eterno, non ci culliamo se viviamo, anche se viviamo nel nuovo patto, patto di grazia, di amore, dove la Chiesa attraverso i secoli ha abusato, prendendo spunto sempre dei preziosi versetti. Ma dobbiamo leggere tutto il contesto? È vero che la legge è venuta mediante Mosè? La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, grazia e verità. E Dio ci chiama a parlare con grazia e con verità per toccare il cuore di coloro che ascoltano il vero, il pieno, l'infallibile Evangelo di Dio. E questo è importante da comprendere: il vero Dio e il vero Evangelo. Quindi è importante tutto quello che stiamo ascoltando oggigiorno proprio del Signore. Ma andiamo avanti affinché possa tu comprendere lo, quello che lo spirito di Dio le dice ancora questa sera. Quando diciamo che Dio è amore, come lo riceve il mondo oggi? Come riceve il messaggio quando noi proclamiamo alla società di oggi Dio è amore? Come lo riceve il mondo questo messaggio? Adesso ve lo dico, lo ricevono così. Che Dio è così pieno d'amore che non permetterà dolore a nessuno, non farebbe male ad una mosca. Che Dio ci ama così tanto. Egli è là, Egli è là per proteggerci da tutti i nostri dolori, da tutte le nostre sofferenze, dai supplizi e tutti i nostri, e ci supplirà a tutti i nostri bisogni. È lì per renderci gioiosi, è lì per renderci felici. È un'ora felice con Dio. E per essere felici hai bisogno di due cose, quale cose? Salute e ricchezza. Supponiamo che Dio è là per preservarci dalla povertà, preservarci dalla malattia e non deve permettere nessuna cosa che si avvicina a noi, che produce cosa? Dolore. Ma che si deve concentrare su quelle cose che ci diano a noi quell'appagamento, quel piacere. Questo è il concetto quando parliamo di Dio pieno d'amore. Nella mente di tante persone oggi, nella mente della nostra società oggi, è lì per servire e noi siamo lì per ascoltare, se non lo licenziamo. Quante volte mi sono sentito dire, mi sono sentito dire, Pastore, ho pregato, ho chiesto a Dio questo, non me l'ha dato, non lo cerco più, non lo, non lo invoco più perché lui non mi ha risposto alle mie preghiere. Il tizio Caio Sambronio sono morti? Allora, questo Dio non c'è. Noi cerchiamo di comandare Dio a bacchetta magica. Dio ci aiuti in tutto ciò, il popolo di Dio. Dio ci, ci aiuti e ci libri da, da queste cose, nel nome di Gesù. Capite? Lo Spirito di Dio ci deve istruire in tutto, in tutto ciò. Sapete, ho incontrato tante, tante persone, non solo in Italia ma anche all'estero, che parlano così, avrei creduto, metto, pongo dei condizionali, avrei creduto in Dio se questo non succedeva a, mia, a me, alla mia famiglia. Al mio compagno, al mio compagno e quindi cosa fanno? Abbandonano il Signore. È importante dire Dio è il vero giusto in ogni cosa. Ed egli conferma sempre la sua preziosa la sua preziosa parola, proprio di Dio. Dio nella Bibbia ci parla chiaro. Noi vediamo nella Bibbia sofferenze difficoltà guarda la vita di Giobbe per esempio Dio ha voluto, ha permesso perché Dio sa nel suo piano perfetto chi può comprendere la mente di Dio? nessuno ma Dio è santo perfetto noi siamo semplicemente le sue creature noi siamo semplicemente l'argilla e lui è il vasaio Paolo dice ai romani al capitolo 2 chi sei tu a dire a colui che ha creato nel fare queste cose, chi sono io? Eppure noi osiamo di fare queste cose e ci ribelliamo davanti a Dio. Dio permette nella Bibbia, permette dolore, sofferenza, non dà da, non, non da solo conforto, gioia, piacere. Voglio darvi un'illustrazione un dei nostri giorni, quello che è successo lo scorso secolo, che era già stato profetizzato al popolo di Israele. Quando crocifisse Gesù, essi dissero qualcosa che non dovevano dire. Il sangue di questo innocente cadrà su di noi. Si sono auto maledetti. Vi ricordate, l'ultima volta che avevo portato l'insegnamento sulle maledizioni generazionali. Si sono auto maledetti. Su cosa? Il famo la famosa Shoah. Che erroneamente noi la chiamiamo ma olocausto, ma l'olocausto è un profumo gradito a Dio, non ha niente a che vedere con, lo, con, lo, con la Shoah, che vuol dire sterminio, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Dio ha permesso, vedete, Dio ha permesso tutto questo. Gennaio si avvicina, Gennaio, come ben sappiamo, è il mese della memoria. E molti ascoltando le testimonianze su National Geographic o su altre puntate di documentari, eh, molti dei sopravvissuti oggi non credono più in un Dio buono e amorevole. Molti di loro diventano atei, altri agnostici, ma costoro si fanno un danno spirituale a loro stessi. Ma anche molte famiglie che hanno detto la, hanno detto la stessa cosa, è perché Dio ha permesso di portare via mia mamma, mio padre, mio figlio, mia figlia, con un tumore, con una malattia, con un incidente. Perché Dio ha permesso questo? Se è un Dio d'amore, perché ha permesso questo? Perché, perché noi, predicatori, abbiamo presentato un Evangelo sbagliato? Riguardando l'amore di Dio, sì, Dio amore, ma anche un fuoco consumante, e dobbiamo capire tutto il testo e il contesto delle scritture, perché la scrittura ci parla chiaro: Egli non si nasconde davanti a noi. Il testo più drammatico che troviamo in tutta la parola di Dio è Genesi 6. Dio si era rattristato di aver fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, a motivo del peccato. E oggi dice la scrittura Gesù stesso a dirlo: Che gli ultimi giorni saranno come i giorni di Noè, e noi viviamo il male, rampante di quello che sta succedendo, dove l'uomo. Sta cambiando l'identità del genere, maschile e femminile, dove l'uomo se vuole accoppiarsi con un animale diventerà lecito accoppiarsi con un animale, diventerà lecito di sposarmi con un altro uomo o con un'altra donna. Davanti a Dio tutto questo è un abominio, non può amarci Dio, non può tollerare una società di questo. Succedeva questo in Genesi 6 ed egli intervenne mandando il diluvio universale ma come un dio d'amore presentato in maniera sbagliata l'aspetto dell'amore di dio e il passo dicevo poc'anzi di genesi 6 più triste perché gli si rammaricò la parola è, la parola ebraica è nakam la parola nakam vuol dire cordoglio dio era in cordoglio nel vedere il peccato così orrendo e sta succedendo oggi Nell'ambito della pedopornografia, della pedofilia, di tutto ciò che noi vediamo, ecco perché la creazione gemede in travaglio per tutto quello che sta succedendo. L'ira di Dio si rivela contro ogni impietà, ma noi diciamo no. Dio è Dio d'amore. Dio ci ama. E continuiamo a dire: Dio ti ama. Ad un mondo che si è allontanato perché è, gli è stato presentato un Evangelo sbagliato. Quando noi siamo chiamati a presentare l'Evangelo così com'è, come Dio ce l'ha presentato, tutti nel libro degli atti dichiaravano: 'Ravvedetevi, il ravvedimento manca.' Non posso dire ad un peccatore: 'Vieni così come sei', perché quel peccatore rimarrà così com'è venuto. Se non vi è quel cordoglio dentro di sé, quel nakam per capire: Signore, ho peccato contro di te. Ho vissuto una vita sbagliata. Manca questo nelle nostre chiese. Manca questo quando viene toccato. Dov'è dov il vero ravvedimento? In tutto e per tutto. Ecco perché ritornando ai sopravvissuti della Shoah, non credono più in Dio molti di loro essendo agnostici o ati E molti così anche oggi parlando con un caro amico e suo padre è in ospedale anche sua madre e sono una coppia di Dio e vi chiedo di pregare per questa coppia di Dio di Catania. Hanno contratto il Covid, Dio possa mettere la sua mano di guarigione, ma il figlio che non è un credente, ma è simpatizzante, mi disse ma mio padre lavora per Dio, opera per Dio e ha contratto il Covid. Dov'è Dio? Vedete che l'errore ritorna perché è stato presentato un, un Dio d'amore in maniera sbagliata? Perché io gli disse a questo giovane, giovane ascolta, noi predicatori della parola siamo del continuo a morte nella proclamazione del Vangelo. Rischiamo sempre. Certamente Dio non ci chiama ad essere negligenti assolutamente no ma siamo del continuo messa a morte dice la scrittura motivo del signore la bibbia parla chiaro nel suo testo nel suo contesto allora là dio ci deve aiutare quindi l'errore sta in una mal comprensione su dio non è la veduta biblica che dio è lì e ci libera da ogni dolore è vero che nei esami leggiamo e Dio libera i suoi piedi dall'errore, ma dobbiamo comprendere tempo e i, i, i contesti, perché il Satana sa come ingannarci. Quando tendò Gesù sul deserto, nel deserto, si presentò con la scrittura nelle mani, ma fuori dal loro contesto. E Gesù disse. Altresista è scritto, adora il Signore Dio tuo e a allora lui rende il culto, perché bisogna rispondere al nemico tagliando rettamente la parola della verità. Dio è, è lì, aiuta, che ci aiuta. Ma quando noi dichiariamo un falso evangelo o in un contesto sbagliato, questo è chiamato idolatria, perché l'idolo è un'idea su Dio, che hai fatto per te stessa, per te stesso, un'idea sbagliata di Dio. Che abbiamo fatto nella nostra mente. E dobbiamo stare attenti. Ritornando sempre a quello che accadde con Israele nel deserto, loro per loro. Il vitello era Yahweh. Che aveva parlato a Mosè che l'aveva liberato. Ma quel vitello è uno proprio davanti a Dio. Dio non è la creatura, Dio è il creatore benedetto in eterno e la Bibbia dichiara in Romani che abbiamo letto hanno adorato e servito la creatura anziché il creatore benedetto in eterno. Come era ancora oggi lo vediamo e i segni di cui Gesù stesso ne parla, gli ultimi giorni saranno come i tempi di Noè e lo vediamo. Lo scempio intorno a noi Ma dobbiamo, dobbiamo scoprire realmente com'è Dio nella Bibbia. E inizio ciò che dice la Bibbia sul sull'amore di Dio. Esaminatemi se sto dicendo il vero o il falso questa sera. Dobbiamo scoprire quello che dice la Bibbia, tu e Dio. Se prendiamo i versetti della Bibbia da qui, o da lì possiamo provare qualunque cosa, possiamo provare con le nostre convinzioni o ideologie umane. Ma sappiamo bene che non è. Non è così, non è assolutamente, non è assolutamente così. Non dobbiamo prendere la Bibbia per intero, anzi, mi ricorreggo, dobbiamo prendere non alcune porzioni della Bibbia, ma dobbiamo prendere la Bibbia per intero, dalla Genesi all'Apocalisse. Questo vi sorprenderà. La Bibbia ci parla ben poco dell'amore di Dio. Ho fatto un calcolo negli studi passati. Da 35.000 versetti nella vostra Bibbia, meno di 30 versetti ci parlano del suo amore. La, maggior, la maggioranza dei libri della Bibbia non parlano dell'amore di Dio come spesse volte noi enfatizziamo e non voglio dire che Dio non è amore. Attenzione, eh? Gesù non dice nulla sull'amore di Dio. Esodo ha un solo versetto, Levigico niente, numeri niente, Deuteronomi due versetti, Gesù niente, Giudici niente, Prima e, prima e Seconda Samuele niente, Prima e Secondo Re niente. Ci sono poche referenze sull'amore di Dio. Allora uno potrebbe dire, allora Dio non è amore? No, certo che Dio è amore. ma... Delineiamolo nel giusto contesto. Allora, perché la Chiesa ha sbordato? Questa è la parola. Perché la Chiesa ha sbordato sull'amore di Dio? Forse perché abbiamo detto alle persone quello che vogliamo, che vogliono sentire? Ecco lo spirito di Laodicea, come vuole sentire il popolo. Dio non ti darà ciò che tu vuoi, Dio ti darà ciò che tu hai bisogno, ciò che noi abbiamo bisogno, ci darà. Mi spiego. Quindi là dobbiamo comprendere tutto questo. La seconda sorpresa che troviamo nella Bibbia è questa, è che il suo amore non era manifestato al pubblico. Vedete, gli ebrei ne parlavano fra di loro, ma mai in pubblico, all'interno della loro cerchia. E capire anche il contesto della cultura ebraica di cui anche ci viene presentata la scrittura. Nel Nuovo Testamento troviamo le stesse verità tra i cristiani del primo secolo parlando, stiamo parlando dell'amore di Dio, parlando dell'amore di Dio a coloro che non erano cristiani, qualcosa che non mantenevano fra di loro. Né Gesù né gli apostoli hanno mai predicato sull'amore di Dio in pubblico. Vediamo proprio nel libro degli atti degli apostoli come la Chiesa primitiva si era espressa. In tutto il, il mondo di allora e predicò ai giudei e ai gentili, e a molti abbracciarono la fede, gli dice la, la fede cristiana. Eppure vediamo che non vi è un solo versetto nel libro degli atti che menziona l'amore di Dio: anzi, nella scrittura, l'amore di Dio è, è imperativo, è imperativo, cioè nel senso che Dio lo dà. A coloro che veramente lo accolgono e lo ricevono, come abbiamo letto in Giovanni 3, 16, 17 18, i versetti. Vedete, la risposta è semplice: sia i giudei che i cristiani sono stati liberati dalla schiavitù da Dio egli ha fatto qualcosa per loro che non lo ha fatto ad altri, e loro che non erano meritevoli. Compreso il vero amore di Dio per loro perché avevano capito da dove provenivano, dalla schiavitù alla liberazione, alla libertà. Solo una persona schiava poteva comprendere il vero significato della redenzione, della liberazione. Mi state, mi sto spiegando? Questo ci porta ad un ennesimo un aspetto riguardo l'amore di Dio. Nella lingua greca come ben sappiamo ci sono quattro espressioni quattro sostantivi più che verbi sono sostantivi in questo caso eros filia agape estorge. e storge dove il, il genere umano comprende abbastanza bene cosa sia l'eros cosa sia la filia cosa sia la storge, ma non agape vedete eros è una parola che proviene dal cuore dell'emozione è un amore riferito alla sfera sessuale all'attrazione sessuale il mondo lo conosce abbastanza bene e purtroppo ahimè nel contesto sbagliato come il cosiddetto amore di dio nel contesto sbagliato poi c'è la parola filia quest'altro sostantivo un amore effettivo amore per la stessa materia passione per lo stesso sport per un libro eccetera eccetera per un'amicizia poi c'è lo storghè che è tenerezza di affetto, no? E infine c'è agape che i greci avevano messo sotto braccio, o come amo sempre dire, sotto il loro tappeto. Lo avevano proprio scartato, anzi lo odiavano, mettiamo le cose come stanno. Ma agape è un amore in azione, è fare qualcosa di buono verso un altro senza ricevere un contraccambio. Questo è il tipo di amore che Dio ha. Per ognuno di noi. Alleluia. Vedete quanto sia importante quello che questa sera dobbiamo riflettere su questo aspetto, su questi aspetti. E per illustrare questo tipo di amore. Lo vediamo nella parabola del buon samaritano. Ve lo ricordate? Non è un amore di attenzione, non di amicizia, ma è quello di Dio che si dà in azione per te, per me, per quel, per, per quel povero disgraziato sulla strada ferito, malmenato. Quindi l'amore di Dio nella Bibbia è raramente menzionato, il vero amore di Dio è veramente menzionato solo in coloro. Capitemi ciò che cerco di spiegarmi. Solo in coloro che hanno sperimentato la, la, la sua liberazione dalla schiavitù del peccato, che hanno sperimentato il perdono di Dio, vivono il vero amore di Dio, non quello compromesso, non quello sbagliato, non quello proclamato alla gente Dio ti ama così come sei o come un famoso predicatore dice Dio ci ama incondizionatamente Dio ci ama incondizionatamente non è vero è falso non è secondo il contesto di Dio chi comprende il vero amore sono coloro che hanno compreso da dove provengono sono coloro che hanno capito che sono stati veramente liberati dalla schiavitù del peccato che l'hanno confessato che l'hanno riconosciuto e che lo vediamo proprio emergere balzare dal libro, da, dal libro degli Atti degli Apostoli e da tutto il Nuovo Testamento, ma anche dall'Antico Testamento, e quindi è saperci spiegare al mondo che quando diciamo Dio è amore, oggi infatti, il, il nost la nostra società non l'accetta più, lo rigetta, e addirittura se, con tutto rispetto, attenzione, una coppia omosessuale vuole sposarsi, ed è successo questo in Inghilterra, andò da, eh, da un pastore. Anglicano per non spore, perché già erano sposati, conviventi sposati, per cresimare il loro bambino in una chiesa anglicana per cresimarlo, battezzarlo, più che altro secondo la loro tradizione. E il, il prete, il pastore anglicano, prima si, si era stenuto, no, e loro disse: Ma Dio non, non ci ama in maniera incondizionata? Non, ave, non predicate sempre questo? Che Dio ci ama in maniera incondizionata? Allora, questo, questo piccolo fanciullo, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a Dio, non è una piccola fanciullo? Capite? Quindi, l'Evangelo come è stato presentato? È stato presentato in maniera sbagliata, perché abbiamo cercato di fare numeri, cercato di, di presentare un Dio a mia immagine e somiglianza, come lo fece Israele col video d'oro, e cercare. Vivere un compromesso perché non ti perdo, perché io non perdo quello, se no è uno scandalo per lui, se non lo offendo. L'Evangelo offende, amici miei. L'Evangelo di Dio offende il vero Dio e il vero Evangelo offende, perché ti trafigge, ti fa comprendere la realtà in cui ti trovi. E io ho una grande responsabilità davanti al mio Dio, di quello di tagliare rettamente la parola di Dio, non solo io, ma tutti gli uomini di Dio, la Chiesa di Dio, in poche parole, ha una grande responsabilità quella di presentare il vero Dio e il vero Evangelo. Allora da là la Bibbia non dice che Dio ama tutti, ma la Chiesa attraverso i secoli ha fatto tutto questo. Non è quindi una casualità che la gente dice perché Dio manda disastri, se è un Dio di amore, ma anche l'altra parte della moneta. Dio è. Un fuoco consumante, e vi voglio ricordare che è fisica questa. Ad ogni azione vi è una reazione, sia nel bene come nel male. La Bibbia dice molte cose su Dio, che non sono tanto amorevoli. La Bibbia dice che è una cosa tremenda cadere nelle mani di Dio. Dio sa, Dio si disgusta con determinate persone le chiama addirittura abominazione, anche l'anticristo viene chiamato l'abominazione della desolazione. E questo perché abbiamo letto i Romani 1 l'uso dei maschi finisce e vediamo tutto quello che sta succedendo intorno a noi e, e, e ahimè, come dice i Romani calunniatori, maldicenti, abomenti, insolenti, superbi, vanagloriosi ingegnose nel male, belle genitori insensati, sleali, senza affetto naturale, spietati, Dio li ama? No, essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tale cosa sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. E oggi vediamo le, le, le leggi di oggi, in Inghilterra ormai era concesso, in Italia stiamo lottando. E in altri posti viene concesso, per carità, volete vivere la vostra vita, ognuno è libero di poter parlare, di poter esprimere il loro pensiero, ci mancherebbe. Però se tu sai, è come oggi lo stolto, sa, e non di offendere fratello, sorella, amico, amica che fumi, tu sai bene che il fumo ti inquina, il fumo ti ammazza crea il cancro nei, tu, nei polmoni. Quante persone sono morti di fumo eppure continuano a fumare? Continuano a fumare. E la stessa cosa è oggi. Dio avvisa tutti quanti. Ma ognuno è libero. La cosa, la, ecco l'amore di Dio veritiero. L'amore di Dio veritiero è ok, vuoi andare all'inferno? Dacci la porta. L'hai scelto tu. È bello crearsi un dio di immagine e somiglianza. Dio amore, Dio fa questo, Dio mi ascolterà. E quando poi le cose non avvengono come io penso che dovessero avvenire, allora mi ribello con Dio, lo rigetto, lo rinnego. Perché è stato presentato, presentato e mi ripeto: un evangelo sbagliato. E concludo. Vedete, vedete c'è un famoso cliché. E qual è? Dio odia il peccato, ma ama. Il, il peccatore. Questo non è biblico. Spesso volte lo ripetiamo, Dio ama il peccato. Dio ama il peccatore, ma Dio ama il peccatore ma odia il peccato. Ascoltate, li odia, li odia tutti e due. Se il peccatore non si ravvede, verrà rigettato, non ci sarà più niente da fare. Dio è un Dio che toglie di menso l'iniquità, come abbiamo visto in Genesi 6, perché Dio è, è buono, è giusto, e è perché è giusto deve, proprio perché è giusto deve punire l'iniquità. Dio è giusto in ogni cosa che fa, in ogni cosa che egli fa. Quindi, popolo di Dio, cosa voglio dire con questo? Sì che Dio è amore. Ma dimentichiamo che Dio è un fuoco consumante, come dice l'autore agli Ebrei. Dio è un Dio di giustizia. E se io non mi ravvedo nel mio peccato, come posso venire davanti a Dio così come sono? Certo che io vengo davanti a Dio così come sono. Però attenzione, non dobbiamo abusare della bontà di Dio, come oggi si sta facendo, popolando chiese, ma senza la sostanza. A che ne vale? Dio vuole la sostanza, Dio non vuole l'apparenza, Dio non guarda l'apparenza dell'uomo, dell ma guarda il cuore contrito, commosso, trasformato, lavato e liberato. Quindi oggi, il mio grido alla Chiesa italiana, il mio grido a me stesso, il mio grido a te che stai ascoltando, Dio sì che è un Dio d'amore, ma è anche un Dio di giustizia. Ma ti voglio ricordare, e concludo, la Bibbia dichiara e dice, queste. Preziose e testuali parole, Dio ha tanto amato il mondo. Il verbo è il passato, lo dico sempre. Questo cosa significa? Che Dio già ha fatto il suo passo, l'ha fatto due anni fa. Oggi dipende da te a fare il tuo passo. Perché se non lo farai, tu rimarrai sotto condanna. Ma se lo fai, Dio ti libera dalla condanna. E come sta scritto, e concludo, puoi prendere, grazie regia, Romani 8.1. E quando facciamo questo vero passo nell'afferrare il vero amore di Dio e la sua giustizia, guardate cosa dice in Romani 8.1. Grazie regia. E concludiamo con questo versetto. Romani 8.1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono. Che sono in Cristo Gesù, in questa piccola preposizione semplice, in Cristo Gesù. Quindi tutto dipende adesso da te. Dio l'ha fatto la sua mossa, falla anche tu. Vogliamo concludere con una preghiera? Padre nostro che se ne cieli, io ti prego che questo messaggio sia stato compreso, capito sia dai miei conservi sia da tutti i credenti. E dai non credenti, affinché possiamo presentare il vero Dio e il vero Evangelo. Rimani con noi, guidaci, aiutaci, soccorrici, sostieneci, perdonaci per le nostre mancanze, perdonaci di averti presentato in maniera sbagliata. Ma vogliamo presentarti così come ci dice la Scrittura, Dio d'amore di e Dio di giustizia che è un fuoco consumante. Rimani con noi, te lo chiediamo Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, amici miei, l'ora è passata. Ringraziamo il Signore, possa il vero Dio, il vero Evangelo, giorno dopo giorno, con la guida dello Spirito Santo, <coughs> illuminare il tuo cammino. Quindi vi ricordo prossimamente sui nostri schermi. Continuate ad ascoltare a vedere il canale 245 Parola di vita, i nostri social, pregate per parola di vita. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, da parte mia, e da parte di tutto lo staff di Parole di vita. Dio vi benedica. Alla prossima, un abbraccio come amo sempre fare e dire un abbraccio forte forte da parte mia, Pastore Michele Strazzeri, a voi tutti. Alla prossima! Shalom e grazie.